Mister Borrello, dopo 7 giornate senza vittoria, finalmente ieri a Todi è tornato a vincere la Voluntas. Come vi piace ricordare il fatto che erano 7 vittorie, anche se poi a Orvieto ci è mancata per un pelo. In casa con la se stessa avevamo fatto gol e ce l'hanno annullato, quindi tutto sommato ci potevano essere già 2 vittorie che ce l'avevamo messi dentro. Però al di là di questo io penso che la squadra domenica si è comportata bene, ha fatto una grande partita con una squadra seconda in classifica che dice, a detta di tutti, è la squadra più in forma del campionato. Però anche in altre situazioni la squadra si era comportata bene, al di là dei risultati, al di là del fatto che mancava la vittoria. Io penso che anche in certe situazioni portare a casa un punticino certe volte può servire anche per muovere la classifica. Mister, a questo punto la salvezza sembra ormai cosa fatta, insomma. Sì, vedendo i risultati degli altri, specialmente dell'Orvietana che ha perso in casa, ci siamo allungati su loro 11 punti, quindi penso che sia una cosa quasi fatta. Manca ancora qualcosina, speriamo di poterlo fare presto, prima possibile, insomma. Adesso, mister, ci potremmo togliere qualche soddisfazione, insomma, qua a Spoleto arrivano sabato il Castelrigone, poi dopo ancora più avanti ci sarà il Perugia, questa partita che comunque in tanti attendono. Sì, però per adesso dobbiamo pensare a Castelrigone, che è quella più imminente, e sabato abbiamo la possibilità di poter dare continuità alla vittoria di domenica scorsa a Todi. Quindi lavoriamo per preparare questa la partita, poi gli altri vediamo man mano che vengono.